bilancio si chiude in attivo, non succedeva in passato, sono 52.000 euro di attivo. Lo scorso anno il combinato disposto di Fira e di Abruzzo Sviluppo, che abbiamo in quell'anno fuso, faceva oltre mezzo milione di perdite. Questo significa che la nostra finanziaria, grazie anche al processo di fusione che abbiamo portato avanti, oggi funziona. Così il presidente Marco Marsiglio, presente all'Assemblea dei Soci Fira, la finanziaria regionale, che ha approvato il bilancio di esercizio 2023. Un utile netto che certifica il buono stato di salute della finanziaria regionale. Il prossimo passo? Ancora Marsiglio. Il prossimo passo è completare il percorso dopo la fusione per divenire organismo intermedio, secondo la normativa europea, per gestire pienamente la rendicontazione, la distribuzione e l'erogazione dei fondi europei, che è un'attività che già parzialmente svolge Fira. Insomma, la Fira guidata dal presidente Giacomo D'Ignazio prosegue la strada del risanamento intrapresa già da qualche anno. Il risultato raggiunto nel triennio, che ci porta a finanziare 7.300 imprese erogando all'incirca 110 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio 2023, abbiamo chiuso con un attivo di 52.000 euro di attivo rispetto al bilancio, ed è un risultato molto confortante perché detta lo stato di salute della società, che ci porterà nei prossimi anni ad essere individuata come un punto di riferimento della regione Abruzzo per quanto riguarda lo sviluppo economico. Marsiglio infine si è anche soffermato sul futuro delle naiade di Pescara, gestite da pochi mesi da Fira. Ora, dopo aver fatto ripartire le naiadi, stiamo lavorando, era già previsto all'inizio di questo percorso, alla realizzazione, alla costruzione. Stiamo studiando lo statuto di un'azienda che possa avere invece proprio questo oggetto sociale specifico, anche in linea con un indirizzo che il Consiglio regionale ci diede quando abbiamo approvato la legge di riforma del turismo e della cultura, le due leggi di riforma in cui la mancanza appunto di uno strumento di questo tipo era stata stigmatizzata dal Consiglio, e ci era stato dato alla Giunta regionale anche l'indirizzo di elaborare una risposta a questo problema, che stiamo appunto portando a definizione, e spero da qui a poche settimane, ma qualche mese, alcuni mesi al massimo, di poter portare in Consiglio regionale anche una proposta in questo senso.